Queste sono le frecce che piacciono a me, ovvero quelle con incroci ravvicinati che però danno luogo a una treccia diversa, non la solita pista rivista, e diciamo che ognuno di noi poi trova più affine a se stesso il modo di intrecciare o di creare frecce. Ho contato le maglie del grafico che ho scaricato dal web, sono 10 maglie di cui 4 fanno gli incroci. Eccole qua. Praticamente 6 formano il rasato rovescio. Possiamo utilizzare questo tipo di treccia anche solo a sé stante, solo una volta, sia in prima che in seconda puntura. Le due maglie laterali alla treccia vanno in seconda puntura o in prima. Praticamente questa situazione. Ipotizziamo che la faccio sul punto centrale, 5 maglie e 5 maglie sono 10 e formano il disegno. In questo caso togliamo passiamo per meglio dire in doppia frontura le maglie laterali, che praticamente sono queste due che ci faciliteranno gli intrecci e ci evidenzieranno il disegno. Oppure le togliamo proprio in prima frontura, se decidiamo di farlo in prima frontura. Il grafico è molto semplice, nel senso, il primo giro lavorano, incrociamo le prime 4 maglie, cioè queste. Io preferisco fare un passaggio o due in questo momento per semplificarmi l'incrocio, quindi le prime 4 maglie sono queste. Gli incroci vanno da questo lato, cioè le maglie di sinistra passano davanti a quelle di destra, per cui non facciamo altro che, scusate, fare questo. Queste. Di destra vanno sull'angolo di sinistra. Questo spazio ci permette di incrociare. Porto avanti per aiutare il carrello, perché comunque sono 4 maglie che stringono. Le altre maglie, come notiamo, non lavorano, quindi un passaggio per l'incrocio e uno è il vuoto, cioè questo. E poi facciamo l'altro incrocio, ma spostandoci di 2 maglie, cioè le prime 2 maglie restano in posizione di non lavoro. Le successive invece, sempre con l'incrocio da sinistra verso destra, le vanno in lavorazione. Porto un po' avanti il giro di incrocio, il giro di separazione. Ho fatto il secondo incrocio e le maglie diventano 4, come possiamo notare. 1, 2, 3 e 4. Quindi 2, 4 non lavorano, le successive 4 invece sono impegnate nell'incrocio. Eccomi qua, porto avanti un pochino. 1, 2. Dopodiché 1, 2, 3, 4, 5, 6 non lavorano, 2, 4, 6 non lavorano. Questo mi aiuta a non sbagliarmi, ma le prime e le ultime sono semplici. Come vediamo, gli incroci non creano tanti problemi. Li lascio un po' avanti. 1, 2. Dopodiché io sono qui. La lavorazione diventa, come si può notare, dall'altra parte, cioè prendiamo e incrociamo dalla parte opposta sulle prime 4. Quindi queste sono le 4 che lavoriamo, ma questa volta passiamo dall'altra parte, avanti. Non mi ha preso bene, ma non mi sono soffermata. Dopodiché 2 maglie non lavorano, le successive 4 invece vanno in lavorazione.
1, 2, tiro avanti, giro d'incrocio, giro di separazione, poi diventano 1, 2, 3, 4, praticamente le prime 4 non lavorano, 2, 4, tiro avanti, 1, 2, ultimo giro, le ultime 4 maglie, sempre con l'incrocio così, dopodiché abbiamo finito, non facciamo altro che ripartire dopo chiaramente il giro, ops scusate, dopo il giro, quindi incrocio. Se la maglia non dovesse prenderla come qui, non ho portato abbastanza avanti, è un attimo, scorriamo indietro, riappoggiamo e a questo punto riprendiamo dalla parte sotto e abbiamo, possiamo proseguire la nostra treccia particolare come vogliamo. Se il filato è un po' grosso possiamo anche portarle tutte avanti con chiaramente levetta su H. Su, scusate, non su H ma su N. Ovviamente se vogliamo farlo in prima frontura possiamo benissimo farla, non c'è nessun problema, quindi non facciamo altro che ripetere esattamente quello che abbiamo fatto con la sola variante, ed è così per tutte le trecce che vogliamo utilizzare in seconda e in prima frontura, di decidere, come ho già detto in altri video, se vogliamo, dobbiamo dare lo spazio per gli intrecci, altrimenti non è possibile. Quindi 10 sono le maglie dedicate alla treccia, dobbiamo decidere se vogliamo riprendere in seguito con il punzone uncino, o per meglio dire a paletta, le maglie, oppure se vogliamo in ogni caso lasciarlo lento e con la maglia che si vede. Questa è una decisione che compete in questo momento, perché io lascio le due possibilità, nel senso, da un lato tolgo le maglie che poi possiamo riprendere con riformando il disegno come abbiamo visto in altri video, oppure decidere di lasciare il filo lento. Ma per tutto quello che riguarda lo schema, chiaramente resta lo stesso di decidere, come ho già detto in altri video, se vogliamo, dobbiamo dare lo spazio per gli intrecci, altrimenti non è possibile. Quindi 10 sono le maglie dedicate alla treccia, dobbiamo decidere se vogliamo riprendere in seguito con il punzone uncino, o per meglio dire a paletta, le maglie, oppure se vogliamo in ogni caso lasciarlo lento e con la maglia che si vede. Questa è una decisione che compete in questo momento, perché io lascio le due possibilità, nel senso, da un lato tolgo le maglie che poi possiamo riprendere con riformando il disegno come abbiamo visto in altri video, oppure decidere di lasciare il filo lento. Ma per tutto quello che riguarda lo schema, chiaramente resta lo stesso. Quindi incroceremo esattamente come abbiamo fatto in doppia frontura. Ops, il momento di distrazione. Iniziamo con stando attenti chiaramente a non sbagliare gli agganci, quindi iniziamo con un incrocio a 4, portiamo avanti, ci spostiamo di due maglie, quindi non cambia niente, resta
tutto uguali, tranne il fatto che abbiamo queste maglie diverse. Se optiamo per il filo lento, riprendere l'ultimo giro per chiudere le maglie, la maglia da dietro, rondina praticamente, basta portare leggermente in avanti o ecco fatto, così non si forma il foro e la maglia torna lenta. Chiaramente dall'altro lato ci servirà lo spazio aperto per chiudere con il punzone. Quello che otteniamo è una bellissima treccia spostata che forma un disegno molto particolare. Ovviamente in prima frontura il disegno viene lo stesso, se lo vogliamo evidenziato in un golfo d'estate dovrebbe essere bellissimo così, ma va benissimo anche sulle passo 3, viene un effetto fantastico. Se vogliamo lasciare il filo lento, benissimo. Se vogliamo riprendere le maglie, come abbiamo già visto nel video delle trecce 1 2, cioè per meglio dire 2 3, possiamo anche modificare un punzone a e con un po' di scotch, io almeno così ho fatto, ho inserito un altro ago. Questo mi permette di riprenderle o dal lato dritto se vogliamo o dal lato rovescio, non cambia niente, ma ci vuole solo poi un po' di pazienza a riprenderle. Ovviamente questo solo in prima frontura perché siamo limitati, abbiamo bisogno dello spazio per avere la possibilità dell'incrocio. Importante, anche con due aghi distanziati si ottiene lo stesso lavoro, non... meglio insieme perché viene meglio il lavoro. No, un dito leggermente fuori uso e fatico chiaramente a fare tutto, scusate, ma il lavoro cammina bene. Basta sempre far passare dietro e otteniamo lo stesso lavorazione. Anche in prima frontura scompare e diciamo che comunque è uno splendido modo di fare trecce diverso.